Parliamo di vitamina C, una vitamina fondamentale che però, pensate un po', il nostro corpo non la produce spontaneamente. Quindi noi dobbiamo assolutamente assicurare una forte quota di vitamina C perché è troppo importante per la pelle. Pensate, la pelle che è l'organo più grande del nostro corpo, in realtà è aiutato moltissimo dalla vitamina C. Perché? Perché aiuta a produrre il collagene. La vitamina C aiuta il sistema immunitario, è importantissima, aiuta il microcircolo. Direi che è una vitamina davvero irrinunciabile. Dove la possiamo trovare? In natura. La nostra famosa salute viene mangiando. Intanto negli agrumi, nei kiwi, nelle fragole, ne sono ricchissime le fragole. La possiamo trovare in tutte le verdure. Però attenzione, perché siccome la vitamina C è termolabile, cosa significa? Significa che va nella cottura purtroppo dispersa. Ecco perché molto spesso non è sufficiente mangiare le verdure cotte, bisogna mangiarle soprattutto crude per mantenere intatta la vitamina C. E siccome poi si ossida molto velocemente, ad esempio quando facciamo una spremuta d'arancia, dobbiamo cercare di assumerla immediatamente, non appena spremuta. Altre cose ricche di vitamina C possono essere ad esempio i pomodori, i frutti di bosco, ecco, i frutti di bosco pure sono ricchissimi di vitamina C. Quindi è una vitamina che, come suggerivo, siccome non purtroppo il nostro corpo non la produce, se capiamo che non abbiamo quell'apporto sufficiente, integriamola dice quante volte, in quanto tempo? Tutta la vita. La vitamina C davvero è un qualcosa che non deve mancare nel corso di tutta la nostra vita. Il pomodoro è uno dei matrimoni più lunghi della storia gastronomica, forse quello tra il pomodoro e la pasta. È proprio il caso di dirlo, re pomodoro, amato da grandi e bambini. Addirittura in antichità si pensava che avesse poteri afrodisiaci e i francesi lo chiamavano pomme d'amour, mela d'amore. Il pomodoro è un alleato in cucina ed è un alleato per il nostro organismo, perché crudo apporta tantissima vitamina C, che è un antivirale, un antibatterico e aiuta il sistema immunitario. Ricordiamo sempre di consumarlo quindi crudo e ben maturo, perché la vitamina C è termolabile e quindi si distrugge con il calore. Mentre cotto apporta una miniera potentissima di antiossidanti grazie al licopene. Il licopene è una sostanza che assimiliamo meglio proprio quando è abbinata a dei grassi, quindi con dell'olio, per esempio dell'ottimo olio extravergine d'oliva. Un sugo di pomodoro è un grande alleato della nostra salute. Una piccola accortezza quando cuciniamo il pomodoro è quello di non utilizzare pentole in alluminio o vaschette in alluminio, perché il pomodoro ha un pH particolarmente acido. Ma vediamo come possiamo utilizzare il pomodoro in cucina in una maniera un pochino originale. Avete mai pensato di utilizzarlo per confezionare, per realizzare dei gustosi dessert? Una curiosità, il pomodoro è delizioso abbinato al cioccolato, perfetto per realizzare granite o sorbetti, ma anche confetture da abbinare a formaggi, bolliti di carne, ma anche su del buon pane tostato. Vi lascio con una piccola ricetta: i pomodori caramellati pronti in pochissimi minuti. Che cosa prendiamo? Prendiamo dei pomodori ciliegino, li tuffiamo nell'acqua bollente in modo tale che potremo spellarli più facilmente. Prendiamo una padella, aggiungiamo un filo d'olio, ma giusto un filo d'olio, mettiamo questi pomodorini, li facciamo saltare con un pizzico di sale e un cucchiaio generoso di zucchero di canna. Quando lo zucchero si sarà sciolto, toglieremo i pomodori dalla padella e li lasceremo raffreddare. Condiamo con dell'ottimo origano e li utilizziamo per insalate gustose, sopra delle buonissime fette, per esempio di mozzarella di bufala, accanto a delle carni come dei contorni originali e anche per condire dei buonissimi spaghetti. Buon appetito!